Buongiorno a tutti! Allora, eccoci come sempre riuniti ogni domenica per vedere l'energia della settimana entrante, quindi l'energia della settimana che inizia con domani, lunedì, e che finisce con domenica prossima. Io come sempre vi faccio scegliere il mazzo e abbiamo per il gruppo 1 questo bellissimo mazzo qui, per il gruppo 2 questo piccoletto e cicciosetto e per il gruppo 3 questo bellissimo mazzo qui. Allora, io sono sicura che fra questi tre mazzi ce n'è uno che più vi attrae, che più vi chiama. Scegliete assolutamente nella maniera più intuitiva qual è il mazzo che vi attrae di più, qual è il mazzo che vi chiama di più. Ovviamente, se ce n'è più di uno, potete ascoltare anche una, due o tutte e tre le stese. Semplicemente significa che c'è più di un messaggio per voi. Per il consiglio della settimana, ho le carte dei quattro accordi che, ragazzi, le sto utilizzando in questi giorni, le sto adorando. E ovviamente ho qua di fianco anche i charms in modo tale che insomma sarà una lettura completa. Spero che questo video vi trovi bene. Io sono esausta, non lo nego, ma spero di riuscire a essere un buon tramite oggi per voi. Bon, vado a spostare il mazzo del gruppo 3 e il mazzo del gruppo 2 e lavoriamo con il gruppo 1. Gruppo 1, se avete scelto questo bellissimo mazzo qui, scegliamo. Vediamo quali sono le vostre energie per la settimana. Quindi energie della settimana gruppo 1. Ok, è scesa da sola. La teniamo assolutamente. Energie della settimana gruppo 1. Energie della settimana gruppo 1. Me ne serve ancora una, per favore. Energie della settimana. Ok, va bene. Oggi cascano dalle mani, va bene. E ce le abbiamo. Allora, energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì. Paggio di coppe, fantastico. E niente, qua c'è proprio la voglia di iniziare la settimana nella maniera più giocosa possibile. C'è la voglia di mettersi in gioco, anche se vogliamo emozionalmente. Alcuni di voi potrebbero anche, non lo so, mi viene incontrare delle amicizie, vedere degli amici, fare bisboccia con gli amici, non lo so, lunedì non so se è effettivamente un buon giorno per una cosa del genere, ma mi viene anche questo tipo di energia, mi viene anche la goliardia a pranzo con i colleghi, avere dei bei momenti dove appunto, diciamo, condividere delle battute o il fatto di essere piuttosto brillanti, piuttosto scherzosi, di sicuro, ripeto, avrete voglia di mettervi in gioco a 360 gradi. È una bellissima energia quella dei paggi, specie a inizio settimana, perché è proprio la voglia di iniziare bene la settimana, iniziarla con tutti, come che si dice, i crismi possibili, con tutte le più buone intenzioni possibili. Quindi questo è un'ottima cosa. E secondo me riuscirete anche a far quagliare tra lunedì e martedì anche. Sapete quando si dice prendere due piccioni con una fava? Non lo so, mi viene anche il fatto di organizzarvi bene, di riuscire magari appunto a ottimizzare i tempi. Non lo so, sarete particolarmente smart, mi viene questo tipo di energia. Vediamo le energie di mercoledì e giovedì. Ehi, sei di bastoni. Vittoria, vittoria totale. La gente vi acclama, la gente vi adora. Probabilmente, effettivamente, tra lunedì e martedì farete qualcosa di buono. Tale per cui, appunto, mercoledì e giovedì, qua io ci vedo proprio un qualche riconoscimento importante, non lo so, magari il vostro datore di lavoro vi loda, o se siete pensionati, perché a volte mi dicono: ma io non lavoro, sono pensionato, pensionata. Non importa, si parla di energie, quindi potreste essere anche particolarmente apprezzati, magari anche in ambito hobbistico o anche solo in famiglia, magari fate un buon piatto o riuscite a incontrare il gusto o qualcosa che insomma vi darà questo riconoscimento, questo grande riconoscimento. Quindi una bellissima energia. Io qua ci vedo proprio riuscire a fare qualcosa di molto interessante. Qui c'è un mago che si è portato a casa la testa di sembra un orco tipo di quelli del Signore degli Anelli. Questo mazzo è fantastico perché è a metà tra Harry Potter e tutta una serie di cose fantasy. Comunque, non a caso si chiamano i tarocchi dei maghi. Però appunto io ci vedo una mission abbastanza
abbastanza impossible che in realtà voi tra mercoledì e giovedì vi portate a casa, quindi insomma molto bene, l'energia gioca assolutamente a vostro favore, quagliare qualcosa di molto importante, di molto interessante tra mercoledì e giovedì. Quindi se tra mercoledì e giovedì avete delle cose importanti da fare, ecco, potrebbero essere dei giorni buoni appunto per attuare una serie di cose. Vediamo l'energia di venerdì, sabato e domenica. La luna, wow, fantastico. Allora, la luna è una carta, credo che sia la carta più enigmatica del mazzo dei tarocchi, può voler dire tante cose, alcune belle, alcune meno belle. Nelle cose meno belle, io parto sempre dalle cose meno belle, nelle cose meno belle io ci vedo magari la nostalgia, la malinconia, magari per le feste, o magari appunto nostalgia di un qualcosa di passato, quindi diciamo subire una malinconia di un qualcosa, ci vedo anche appunto tutto ciò che può anche che sì, vabbè, se con parole tue, scusate, voglio dire 2000 cose, come al solito mi escono suoni inarticolati di una lingua che esiste solo in camera mia. Dicevo, la luna è tutto ciò che è oscuro, quindi potrebbero essere anche nostre paure, paure incondizionate, inconscio e subconscio, quindi insomma anche fare luce su qualcosa che magari non ci piace particolarmente. Questa carta poi è molto interessante perché è vero che c'è il carapace. Ma il carapace non è piccolino in mezzo alla carta, qua sembra quasi il mind flayer di Stranger Things, sembra quasi un mostro. E quindi, insomma, anche combattere le nostre paure, i nostri demoni, i nostri mostri non è sempre facile. Quindi qualcuno di voi potrebbe anche avere a che fare con questo tipo di situazione. Ovviamente, però, la carta della luna, la luna è uno degli astri più belli, noi lo guardiamo e ci incantiamo. Quindi ci può parlare sì di illusione, ma ci può parlare anche di cose meravigliose, le magie dei nostri talenti nascosti, tutto ciò che in realtà possiamo tirare fuori alla luce del sole e che in realtà ci può aiutare nel nostro percorso e soprattutto, ripeto, una grande, grandissima magia che può far sì che effettivamente portiamo avanti le nostre cose nella maniera più conveniente possibile per noi. Quindi ecco, diciamo che la luna ha tanti risvolti. A me, io sono molto collegata con la carta della luna. Devo dire che quando scelgo un mazzo di tarocchi, per esempio, per comprarlo, per farmelo regalare, la carta della luna è la carta che guardo per prima. Perché io sono cancro, sono una cancro come segno zodiacale, ovviamente per me la luna è importantissima. E quindi per me la luna in realtà è una carta positiva perché è una carta che comunque ci riconnette al nostro vero io e quindi riconnettendoci al nostro vero io possiamo veramente fare le magie più, diciamo, più grosse secondo me, quei simsalabim che ci vengono poche volte nella vita. Io non lo so se mi sono spiegata, oggi sono veramente esausta, ho dormito credo 3 ore stanotte. E quindi insomma, prendetemi come sono, io sono convinta però che chi mi segue sa, mi capisce, sa cosa io voglio dire. Va bene, vediamo il consiglio della settimana. Non supporre nulla, non presumere di sapere. Nei rapporti presupponiamo spesso che gli altri sappiano già che cosa pensiamo e che quindi non è necessario esprimere le nostre necessità. Presupponiamo che gli altri facciano quello che vogliamo perché ci conoscono. Poi, se non si comportano come vorremmo, ci sentiamo feriti e pensiamo come ha potuto farlo, avresti dovuto saperlo. Ecco, questa è una cosa molto, molto cancro, molto luna. Il fatto di aspettarci dagli altri cose che poi magari in realtà non succedono o succedono nella maniera che noi non ci aspettiamo. Ecco, allora questa settimana non presumiamo niente, non aspettiamoci niente né dagli altri, ma neanche troppo da noi stessi. A volte le vittorie più belle o comunque le scoperte più belle avvengono quando veramente ci viviamo la vita nella maniera più gioiosa possibile. Ecco, facciamo di questo paggio di coppe il nostro baluardo della settimana, che sì, ci permette di fare magie, ma che non ci trascini nella malinconia, nella nostalgia o in quello che avrebbe potuto essere e non è stato. Perché se non è stato, perché non poteva essere? Molto semplicemente. Quindi ci sta tutto questo consiglio, mi piace tanto. Va bene, vediamo i vostri charms. Quindi gruppo 1, energie della settimana. Settimana gruppo, e quanta roba è uscita! Beh, scusate, però la prima cosa che mi salta in mente è Vittoria.
Vittoria, cioè la vittoria che è uscita, la stessa identica energia che è uscita col 6 di bastoni qua, qua è uscita con la stella, quindi proprio boh, essere la stella mi dà sempre l'idea di essere una stella, no? Di essere una diva, un divo, di diventare famosi. E poi però è uscita anche la fede. La stella significa anche fede incondizionata, quindi la fede in questo caso può essere letta proprio come fede incondizionata, ma anche come fede di matrimonio. Quindi alcuni di voi potrebbero proprio avere una proposta di matrimonio, sposarsi, non lo so, c'è però questo tipo di energia, una bellissima energia di grande vittoria, ma di vittoria proprio nella vita. Cioè succede qualcosa di grande nella vostra vita che può essere molto importante per voi. Sono usciti due sorrisi, quindi non farete non zero, non uno, ma ben due sorrisi questa settimana. Allora, prima di leggere le frasi, c'è una grandissima comunicazione con l'esterno. Alcuni di voi sono proprio giocherecci all'ennesima potenza, cioè non so, cioè vabbè, io mi stupisco sempre dei charms come escano uguali alle carte. È uscito il paggio di coppe, paggio gioioso e felice, è uscita la foca, che è la stessa cosa, e play, il giocare. Quindi sul lavoro giocherete tantissimo, vi divertirete tantissimo. Avete dalla vostra la fortuna ben due volte la coccinella, quindi due volte fortunati. Quindi se vincete all'otto ricordatevi di me. A parte che a me la fortuna qua mi viene sul lavoro, non so perché, è uscito il pettine, se siete parrucchiere o parrucchieri, hairstylist, perché oggi si dice hairstylist. Mi raccomando, fatemi sapere se lavorate tanto questa settimana. Io non so, ci vedo un lavoro molto vivace ma molto soddisfacente. Numero 4 l'imperatore, quindi grandi soddisfazioni. Per proprio grandi basi per un futuro più stabile. C'è una X, qualcuno potrebbe proprio mettere una X su un qualcosa del passato che proprio non vi va giù, qui ritorna la vostra luna, oppure potrebbe essere un ex che si fa risentire e in realtà con cui potrebbe esserci anche del divertimento. Abbiamo le due frasi che leggiamo. Allora, abbiamo la semplicità è la forma della vera grandezza, la semplicità quando vi dicevo di vivervi la vita in maniera semplice questa settimana, di prendere tutto in maniera più leggera e una nuova amicizia ti incanterà, attenzione. Quindi questa X potrebbe essere anche una X su un'amicizia passata in favore di un qualcosa di nuovo che arriva, potrebbe essere per alcuni di voi, queste sono letture generiche, quindi io dico tutto quello che mi frulla, che mi gira, che mi viene suggerito, e quindi per alcuni di voi potrebbe anche essere così, quindi nuove amicizie, nuove vittorie, nuove proposte, nuove stelle che brillano per voi, nuove vincite, bellissimo. Perché questa vincita per alcuni è dovuta alla fortuna, per alcuni invece è dovuto proprio al vostro lavoro, per alcuni è dovuto addirittura a fattori esterni, qualcuno appunto che vi fa una proposta, qualcuno che vi cerca, una buona chiamata, una buona comunicazione. Poi vabbè, io vi auguro tutte e tre le cose, vi auguro come sempre il meglio del meglio, però insomma c'è veramente tanta carne al fuoco, ma questi due sorrisi che sono usciti, questi due smile che sono usciti mi fanno proprio presagire a una bellissima settimana per questo gruppo 1. Vi avvicino ancora ai charms così li vedete bene. Gruppo 1, wow, che dire, fatemi sapere se effettivamente sarà così, ovviamente si possono avverare una, due, tre, non so, io ovviamente vi auguro tutto ciò che di buono c'è, però ovviamente non può essere così per tutti. Detto ciò, fatemi sapere, io vi mando un bacione enorme, noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Se avete scelto questo bellissimo mazzettino, che ha voglia di parlare perché è un bel po' che non esce fuori dalla sua scatolina, quindi energie della settimana gruppo 2. Ehi, come saltano queste carte? Questa però la teniamo. Energie della settimana gruppo 2. Energie della settimana. Ehi, abbiamo un 7 di coppe, ok. Energie della settimana gruppo 2. Energie della settimana gruppo 2. Scusate, faccio anche un po' di riffle shuffle perché mi sento che sia più sciolto adesso. Energie della settimana gruppo 2. Energie della settimana. Ce n'aveva bisogno di sgranchirsi questo mazzo. Ok, e ce le abbiamo.
Abbiamo energie di domani e dopodomani, quindi lunedì e martedì, e abbiamo un 6 di spade. Ok, la vostra mente sarà. Scusate, non vi voglio. C'è la luce artificiale accesa, ma non vi voglio appunto accecare con il riflesso. Allora, la vostra mente sarà super attiva, super accesa. Probabilmente avete delle questioni proprio, diciamo, di intelletto da svolgere questa settimana. C'è chi dovrà studiare, c'è chi dovrà risolvere delle magagne. Insomma, il vostro cervellino ovviamente volerà alto. Volerà alto, attenzione però a non volare troppo in alto, quindi a non distrarvi. C'è anche un po' una ricerca di momenti per voi, momenti di evasione, e quello va bene in realtà ogni tanto, diciamo, nella routine, specialmente in un lunedì, che lunedì è sempre abbastanza tragico come giorno, ci sta magari ritagliarsi magari la pausa caffè, il cioccolatino, insomma la coccolina, ci sta tutto. Però ecco, che sia comunque un lunedì produttivo e non, diciamo, non perdetevi, ecco, non viaggiate troppo con la testa, anche se in realtà io a volte i viaggi li vedo, anzi non a volte, io i viaggi li vedo sempre come una cosa buona, perché? Perché il viaggio ci arricchisce, quindi anche un viaggio mentale magari vi può dare un qualcosa, un qualche pensiero, che non sia però un pensiero negativo, ma magari una buona idea, un buon spunto per risolvere appunto qualcosa, quindi diciamo che questo 6 di spade in realtà vi può anche venire in aiuto. Leggevo l'altra volta, sempre su un articolo che parlava di tarocchi, ovviamente, appunto, che il 6 di spade è sì un momento di evasione, ma può essere anche un viaggio assolutamente arricchente per chi sta provando questo tipo di energia. Quindi, bene, tra lunedì e martedì, questo viaggio mentale in realtà vi potrà dare magari dei buoni spunti, degli spunti in più per affrontare la vostra routine. Vediamo mercoledì e giovedì. Abbiamo il matto, fantastico, il numero zero, l'inizio di un viaggio, l'inizio di un percorso, l'inizio di una nuova avventura. Ci sta tutto, magari il fatto di avere un'idea brillante e metterla in atto. Ovviamente queste due carte possono anche non necessariamente essere correlate, però magari avete voglia di, sapete già che tra mercoledì e giovedì inizierete, intraprenderete qualcosa di nuovo, ovviamente avete pensieri a riguardo, quindi viaggiate con la mente. Ci può stare anche questo. Fatto sta che il matto è il viaggio, scusate, il viaggio, l'inizio proprio per eccellenza del nostro viaggio. Si parla per metafore, però per alcuni di voi potrebbe iniziare qualcosa di molto importante, un nuovo ciclo, un nuovo percorso. Potreste iniziare magari dei corsi nuovi con gennaio, magari vi siete iscritti a cose nuove, nuove attività, o anche nuovi lavori, nuovi hobby, insomma, tutto può essere. Si parla sempre di energie, quindi è bello avere a metà settimana l'energia del fanciullino che se ne sbatte un po' di tutto e di tutti, perché il bello del matto è appunto che è matto, cioè non gliene frega niente come si dice, di seguire le regole, di essere per forza convenzionali, conformisti. Il matto è bello perché è matto. Mi viene in mente Alice nel Paese delle Meraviglie, lo stregatto che dice: qua siamo tutti matti. Io trovo che sia una cosa meravigliosa. Perché? Perché i matti hanno sempre ragione, secondo me. Questa prendetela così. Io comunque vi auguro a metà settimana veramente di partire con qualcosa di folle, qualcosa che però vi fa ribollire il sangue, qualcosa che magari è tanto che volete fare e che finalmente attiverete. Vediamo le energie di venerdì, sabato e domenica. Infatti, cioè, scusate, guardate quanto siete felici. Quanto siete felici di aver fatto i matti tra mercoledì e giovedì? Siete felicissimi! Cavallo di coppe, qua cavallo, cavaliere, poi mi correggono. Non è un cavallo, è un cavaliere, ci avete ragione. A parte che questo è un delfino, quindi questo mazzo proprio è meraviglioso perché esce, nonostante la sua semplicità, esce completamente dagli schemi e lo amo follemente per questo. Niente, qua venerdì, sabato e domenica bisboccia, sarete super felici, avrete super voglia di brindare con gli amici. Il delfino è l'amico leale per eccellenza. Qui avete proprio voglia di chiamare il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, il vostro partner, la vostra partner, e dirgli: oh, guarda che sono successe un sacco di cose questa settimana! Finalmente ho fatto questo, questo e quest'altro. Andiamo a berci un aperitivo, andiamo a festeggiare. Insomma, bellissimo. Proprio la voglia di condividere tutta una serie di emozioni e godersele appieno. Io penso che sia una settimana super wow. Cioè, proprio una settimana dove avete proprio voglia di volare, voglia di intraprendere cose folli, e lo farete. La cosa bella è che non rimane una roba nella vostra mente. Qua c'è proprio
un bellissimo viaggio che intraprenderete, di cui sarete protagonisti. Siate sempre protagonisti delle vostre storie, siate sempre protagonisti dei vostri viaggi, perché la vita non può vederci comprimari e non può vederci non protagonisti. Noi siamo protagonisti, dobbiamo essere protagonisti delle nostre azioni e dobbiamo essere protagonisti soprattutto di quello che vogliamo per noi. Allora, beh, cioè, vabbè, fai sempre del tuo meglio, prendi la tua vita e gioisci di essa. Cioè, carta più azzeccata, ci abbiamo il gatto due volte, stesso gatto, cioè, non ci posso credere, ragazzi, veramente. Prendi la tua vita e gioisci di essa. Sei vivo, prendi la tua vita e gioisci di essa. Sei nato con il diritto di essere felice, di amare e condividere il tuo amore. E condividere il tuo amore, cioè. Semplicemente essere, accettare il rischio e gioire della tua vita è tutto ciò che conta. Non commento perché più di così veramente ho la pelle d'oca e sono felicissima per chi seguirà questa stesa, perché spero veramente che sta settimana conquisterete il mondo. Va bene, vediamo i vostri chance, gruppo 2, energia della settimana, gruppo 2, energia della... pochi ma buoni, beh, insomma neanche tanto pochi. Allora, fantastico, numero 6, gli amanti, l'amore universale, la voglia proprio veramente di acchiappare le energie dell'universo che più ci piacciono e farle nostre. Abbiamo due anelli, un anello tribale e un anello spirituale, quindi per alcuni di voi potrebbe essere anche un percorso spirituale, un percorso esoterico forse se vogliamo, che intraprenderete appunto. Che sposerete questa settimana. Abbiamo la magia della luna e della stella, non mi stupisce, abbiamo tante emozioni. Potreste essere dei segni d'acqua o avere a che fare con dei segni d'acqua, comunque il blu per me sono proprio le emozioni quelle più belle, quelle più pure, quelle più profonde. Happy, sarete molto felici. O ancora una volta i charms vi dicono: prendi la tua vita e gioisci di essa, sii felice, happy. C'è il lavoro, quindi per alcuni di voi potrebbe essere, tra l'altro, scusa, tutti cerchi sono, se notate. Per alcuni di voi potreste veramente intraprendere qualcosa di nuovo a livello lavorativo o a livello hobbistico, vabbè, l'abbiamo detto prima, però i charms rispecchiano ancora una volta questa cosa. Abbiamo due lettere, abbiamo una Q e abbiamo una P. La Q potrebbe essere una regina, quindi ancora una volta una figura vicino a voi, che vi starà vicino questa settimana. O potreste sentirvi voi regine, anche se siete uomini, si parla di energie, potreste sentirvi regine della vostra vita, della vostra settimana. Comunque, vabbè, le lettere le lascio interpretare a voi perché sapete che insomma possono essere anche cose vostre personali che io non posso sapere. Vi avvicino i charms così li vedete al meglio. Gruppo 2 c'è un'energia pazzesca, veramente. Bellissimo. Wow, non so cosa dire, io spero veramente, vi auguro il meglio. Fatemi sapere per cortesia se sarà così. Sapete che poi io sono curiosissima di sapere le vostre settimane, le energie delle vostre settimane, come sono andate. Io vi auguro il meglio possibile, vi ringrazio per essere stati qua con me, vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E siamo arrivati al gruppo 3, gruppo 3, sono uscite cose meravigliose per i primi due gruppi, quindi insomma, vabbè, vediamo il gruppo 3 cosa ci riserva, quindi energie della settimana gruppo 3, energie della settimana gruppo 3, energie della settimana gruppo, ok, ui, abbiamo una energia dell'appeso. Che è uscita qua, la teniamo qua, però voglio prendere un'altra carta. Voglio anche fare una mescolata perché sento che ce n'è bisogno. Non è che si è mescolato poi così bene, lo rifacciamo. Facciamo così, che faccio prima. Oh, adesso sì. Ok. Oh, adesso ci siamo. Energia della... Ok. Già uscita subito. Va bene. Energia della settimana per questo gruppo 3, partendo da domani e dopodomani. Mettiamole un po' più in giù così le vedete bene.
Abbiamo un bellissimo asso di spade, fantastico. E qua che dire? Qua vi alzerete col piede, non solo col piede giusto, ma con la mente giusta. Avete la mente proprio, cioè avrete domani la mente bella libera, bella sgombra e soprattutto farete delle grandi mosse vincenti. Qua c'è proprio vincita legale, vincita su qualsiasi fronte, grande brillantezza, sarete super brillanti, carismatici, sagaci, arguti, anche simpatici, brillanti nel senso proprio di carisma, il vostro carisma qua veramente la farà da padrone. Quindi se domani o dopodomani dovete sottoporre, fare dei colloqui, sottoporre delle idee, chiedere qualcosa a qualcuno, sono due ottimi giorni per farlo perché appunto sarete talmente bravi nella vostra comunicazione da ottenere qualsiasi cosa. Energie di mercoledì e giovedì, appunto, è uscito questo appeso. L'appeso in realtà sarebbe così perché sennò non è appeso. Allora, qua vi portate dietro una grossa esperienza, una saggezza maturata un po' dalle azioni passate, dalle situazioni passate. Quindi molto bene, qui c'è l'allievo che ha imparato la sua lezione, che riesce finalmente appunto a vedere il mondo da un altro punto di vista. Io penso che questi siate sempre voi e che appunto siete così bravi, sarete così bravi probabilmente questa settimana nella vostra comunicazione proprio per questo motivo. In realtà tra mercoledì e giovedì non c'è una grandissima azione, però vediamo questa carta. No, infatti, vi godete, non so, non dico che avrete mercoledì e giovedì 2 giorni di vacanza, perché non credo, o perlomeno non sarà per tutti così, però diciamo che vi godrete un po' i frutti di quello che forse avete già ottenuto in questi primi giorni del 2024 o che otterrete tra lunedì e martedì. Quindi c'è un bellissimo momento di, se vogliamo, no, riflessione, però proprio di godimento. Di godimento delle cose ottenute. La regina di bastoni mi piace perché in tutte e tre le stese, bene o male, sono uscite a metà settimana delle vincite, delle vittorie in qualche modo. E anche la regina di bastoni col girasole ci parla comunque di un qualcosa che si è realizzato, di un qualcosa che avete realizzato. Questo è opera vostra, però. Qui l'avete realizzato voi, quindi rimirare un qualcosa che avrete. Mi viene in mente il pittore che rimira il quadro che finalmente è finito. Non so perché mi viene questa metafora, però insomma, probabilmente riuscirete ad applicarla a quella che è la vostra vita. Mi piace tantissimo poi la regina di bastoni perché ci parla anche di orgoglio, indipendenza e ancora una volta è una figura di grandissimo carisma, quindi ancora una volta io penso che questo allievo che supera il maestro vi accompagna nelle vostre azioni, nella vostra routine. Questa combo, ragazzi, è meravigliosa perché? Perché, ripeto, la regina di bastone è carismatica già di suo, ma con l'intelletto dell'asso di spade, veramente questa settimana potete, non lo so, mi viene in mente, non lo so, Einstein che scopre la relatività, non lo so, mi vengono in mente delle grandi scoperte, ecco, delle grandi idee. Grandi invenzioni, poi non so se siete inventori, io vabbè, lo sapete che vado a ruota libera nelle stese generali, però mi viene questo tipo di energia, quindi bellissimo. Probabilmente, scusate. Per molti di voi questa energia l'applicherete sul lavoro, ma se siete pensionati potreste avere un'illuminazione anche per quanto riguarda la routine familiare o qualcosa che riguarda proprio un vostro hobby. Quindi l'idea geniale, il lampo di genio proprio anche a livello hobbistico. Molto bene, molto bello. Ultima carta, vabbè, ma allora la giustizia, venerdì, sabato e domenica la giustizia, cosa significa? Significa che le cose andranno nella maniera più giusta per voi. Che non è detto, perché ogni tanto uno dice, ma non è successa questa cosa. Allora, non è detto che sia quello che per forza desideriate, ok? Che desiderate in questo momento. Magari non va, qualcosa non va come desiderate, ma in realtà sul lungo termine, quindi sulla lunga distanza, capirete che doveva, era giusto che andasse così. La giustizia agisce sul giusto universale, ovviamente universale per voi in questo caso, ok? Però a volte scinde dal nostro volere perché? Perché si incastra ovviamente con tutte le altre energie universali. Noi esistiamo solo noi, ci sono tante energie intorno a noi e quindi le cose si incastreranno nella maniera più giusta per quello che è il nostro percorso. Comunque bellissimo, anche perché ci sono due carte che ci parlano di giustizia questa settimana, quindi alcuni di voi veramente potrebbero avere anche un forte riconoscimento, avete avuto un torto o un'ingiustizia in passato, ecco, questa settimana i nodi potrebbero venire al pettine, potreste effettivamente
girare, insomma, la sorte a favore vostro, la sorte potrebbe girare a favore vostro. Poi io non credo molto nella sorte, lo sapete, sono no siamo noi che smuoviamo le energie, però in questo caso c'è un riconoscimento proprio esterno. Va bene, è una bellissima settimana anche questa. Non è una settimana secondo me di grandissima azione per questo gruppo 3, sono più le azioni esterne, anche se qui ovviamente voi, ripeto, sarete comunque molto bravi ad agire e molto bravi a incanalare e gestire tutto ciò che dall'esterno vi arriva, ovviamente in maniera da girarlo a favore vostro. Quindi molto bene, non ci sono grandi azioni, ma quelle azioni che fate sono centratissime, quindi ottimo. Vediamo il consiglio della settimana per questo gruppo 3, quindi consiglio della settimana gruppo 3, consiglio della settimana gruppo 3, questa. Abbraccia la tua libertà, non prendere nulla in modo personale. In realtà è non prendere nulla in modo personale, abbraccia la tua libertà. Se non prendi nulla in modo personale, è una libertà enorme, nessun incantesimo, per quanto potente, potrà toccarti. Se vivi libero dalla paura. Scusate, per quanto potrà toccarti, se vivi libero dalla paura, se ami, sarai contento della tua vita. Fantastico. Sì, io penso che proprio questa giustizia in realtà è proprio una libertà, una vostra libertà. Il fatto di dire per me è giusto spiegare le ali e volare, per me è giusto sentirmi libero, per me è giusto dire quello che penso, per me è giusto agire secondo mio carattere, secondo mio volere, per me è giusto essere indipendente, è giusto avere le mie decisioni e fare le mie scelte e la giustizia prevarrà sul mio percorso. Quindi bellissimo, bellissimo tipo di energia. Un'energia forse, se vogliamo, un po' austera, ma ovviamente spezzata da questo grande carisma della regina di bastoni e da questo appeso che in realtà è proprio la vostra sensibilità, nel senso di essere sensibili alle situazioni, di essere sensibili a ciò che già vi è successo e che quindi vi porta a essere più corazzati, se vogliamo, verso altre situazioni, verso anche nuove situazioni, magari situazioni che non conoscete. Va bene, vediamo i vostri chance, quindi gruppo 3. Dadi. Allora va bene, ancora una volta è uscita anche nell'altra stesa la mongolfiera, il fatto di spiccare il volo, però scusate, abbraccia la tua libertà, spiega le tue ali e spicca il volo, va bene, ci sta tutto. Avrete delle buone nuove, buone comunicazioni, io penso proprio che qualcosa si sblocchi in questa stesa, una cosa che non veniva nelle altre stese, qui c'è proprio lo sblocco di una qualche situazione stagnante. Abbondanza, quindi per alcuni di voi potrebbe essere appunto, magari vi arriva un'eredità, vi arriva un qualcosa che appunto vi permette di mangiare bene. Il giallo sono anche le buone idee, quindi magari attivare delle buone idee che vi daranno serenità e stabilità, visto che è uscito anche l'elefantino. Abbondanza, ancora una volta. C'è comunque anche tanto divertimento, eh. Vi prenderete i vostri momenti di grande divertimento, grande bisboccia. Abbiamo la disponibilità di cui date prova, al momento vi aprirà molte porte. Sì, c'è lo sbrio, vedo proprio qualche porta che si apre qua, c'è lo sblocco di qualcosa. Qualche porta che fino ad ora magari era restata chiusa, era rimasta chiusa, adesso vedo che si apre. Abbiamo lettera F. Lettera F che però lascio interpretare a voi perché... Non saprei, può essere anche qualcosa di personale che ovviamente io non posso sapere. Finanze mi viene, però ripeto, è troppo generico, insomma. Vi avvicino ancora ai charms, così li vedete bene, però i charms sono assolutamente, a parte rispecchiano assolutamente la stessa, ci sono queste buone nuove, questa giustizia che farà il suo corso e che vi farà avere il suo responso, secondo me. I charms hanno anche questo grande divertimento, siete assolutamente brillanti, proprio spiccherete il volo verso un qualcosa di molto importante e molto interessante, secondo me, e questa è una cosa buona. Va bene, carissimo gruppo 3, che dire? Mi sembra una stesa molto chiara, molto lineare, molto pragmatica, non ci sono particolari cose strane, mistiche, non decifrabili, no, qui è tutto molto chiaro. Tutto molto chiaro, voi sarete molto chiari questa settimana, ripeto, avrete una comunicazione, un carisma invidiabili e secondo me appunto vi porterete a casa tanta roba. Molto bene. Va bene.
bene, gruppo 3, che dire? Wow, fatemi sapere se effettivamente sarà così. Io vi auguro ovviamente la settimana più bella del mondo. Se vi arrivano fondi sostanziosi, ricordatevi di me. Sto scherzando ovviamente, sono stupida oggi, scusate. Va bene, io vi ringrazio tantissimo per essere stati qua con me. Vi mando un bacione enorme e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!